È vera una cosa, alcuni dei personaggi che hanno fermato le peggiori malvagità della storia erano vanagloriosi in un modo spaventoso. Cioè erano personaggi che investivano talmente su se stessi che si sentivano in diritto e in dovere o contrapporsi a intere società. O anche mettersi una Giovanna d'Arco. Ecco, Giovanna d'Arco è un caso estremamente interessante, perché Giovanna d'Arco è una specie di meteora, di donna eroina. In un mondo in cui le donne non dovevano essere eroine, lei viene bruciata anche per questo. Lei viene bruciata anche perché è una In donna. quell'epoca lì c'erano tutto, Ma figurati. tutta una serie di società, tutta la parte, insomma, tutti gli eretici, i gruppi, c'erano una serie di donne che in qualche modo cercavano di, ed erano normalmente le donne, penso a Fra Dolcino, perché c'erano Sì, Tagliatinara, sì. la Margherita, Erano comunità, sì, erano era una comunità. comunità in In cui cui c'erano anche le donne. cercavano, sì, in In cui cui le c'erano anche le donne. donne avevano una dignità che per quell'epoca straordinaria. Sì, quello era un periodo particolare perché poi anche gli albigesi avevano dei rapporti uomo-donna particolarissimi, considerati dalla Chiesa pura sodomia, però erano dei rapporti estremamente particolari. Cioè è vero, cioè, nel passaggio dall'alto al basso medioevo c'è un momento di grande fermento, però poi si ritorna. C'è per esempio tutto il discorso delle monache, no? Delle sante, c'è un libro della Maraini su Santa Chiara che appunto parla delle mistiche. Queste donne in realtà erano donne che avevano quell'unica possibilità di essere se stesse, perché la donna era vista o demone tentatrice oppure la donna che procreava e non c'era alternativa. Se tu avevi voglia di realizzarti, di darti al pensiero, di fare altro, l'unica possibilità, così almeno la tesi del Sì, libro è questa, sì. era quella di entrare in convento e c'era questa sublimazione del pensiero che ti portava poi ad una forma di misticismo che era un po' un delirio poi alla fine. Però, io non sono d'accordo a spiegare il misticismo come, in certo senso, una sorta di via di libertà, tanto più solo femminile o anche particolarmente femminile. Perché io davvero penso che del misticismo sappiamo troppo poco, cioè è un fenomeno, e il misticismo non è necessariamente vanaglorioso, eh. In parte può esserlo, ci sono dei mistici che sono vanagloriosissimi, però il misticismo è una via alla propria umanità del tutto particolare.